Ecco, proseguiamo con questa meditazione, il nostro ingresso. Proseguiamo il nostro ingresso nel cammino della Quaresima, potremmo anche dire nel mistero della Quaresima, che è questa lunga preparazione alla Pasqua, perché la potenza di Gesù risorto possa riempire tutta la nostra vita. Ecco, iniziamo con la preghiera allo Spirito Santo, che già un po' conosciamo, in cui chiediamo di portarci alla santità, grande santità, e poi anche di sostenerci nel cammino di conversione. Perciò diciamo, Spirito di santità, operatore di prodigi, Portaci a grande santità e sostienici nel cammino di conversione. Spirito di santità, operatore di prodigi, portaci a grande santità e sostienici nel cammino di conversione. Spirito di santità, operatore di prodigi, portaci a grande santità e sostienici nel cammino di conversione. Ecco, e concentriamo la nostra breve meditazione su questa bellissima parola che abbiamo avuto dal Vangelo di ieri, registrata in Matteo per ben 3 volte, nel capitolo sesto, proprio quando si parla degli elementi della Quaresima, preghiera, digiuno e opere di carità. E 3 volte c'è questa bellissima frase di Gesù. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Diciamo una volta. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, questa parola ha la potenza di farci fare un grande cambiamento. Innanzitutto di non fare il bene semplicemente per l'applauso degli uomini, per essere ammirati dagli uomini, per avere un ringraziamento da loro. Ecco, questo noi ce l'abbiamo un po' come tendenza, perché abbiamo bisogno di un riconoscimento dagli altri, un riconoscimento sensibile. Gesù invece ci spinge a considerare di più il riconoscimento di Dio, cercare la ricompensa di Dio nostro Padre nel bene che facciamo e quindi fare il bene per amor suo, per piacere a Lui. Questa è una cosa bellissima, bellissima. E poi questa parola ci aiuta a fare un bel cambiamento, nel senso di vivere sotto lo sguardo di Dio Padre. Imparare a vivere sotto lo sguardo di Dio Padre. Questo ha bisogno anche di molta preghiera, ha bisogno di una grazia di Dio per riuscire, perché noi in genere viviamo davanti al mondo, davanti agli altri, davanti a noi stessi, ma raramente, se non dopo un cammino spirituale profondo, riusciamo a vivere davanti al Padre, che è quello che ci capisce di più, è quello che ci ha dato la vita, è quello che ci dà la vita nuova attraverso Gesù, lo Spirito Santo. Il Padre, anche se noi non lo sappiamo, è l'anelito profondo del nostro cuore. Tutte le cose belle e grandi che noi desideriamo nella vita sono un desiderio implicito, nascosto del Padre, di vedere il volto del Padre. E nel dialogo che Gesù fa prima della passione e morte con i suoi discepoli, c'è una domanda di uno degli apostoli, Filippo, che dice: Allora Gesù, mostraci il Padre e ci basta. Ecco, questa domanda è nascosta nel fondo del nostro cuore e questa parola di Gesù che il Padre vede nel segreto cercare la sua ricompensa ci aiuta a entrare in questa contemplazione del Padre, in questo stare sotto il suo sguardo e sviluppare il desiderio, l'intenzione di piacere a Lui, perché la ricompensa di questo Padre colmerà la nostra vita, i desideri profondi del nostro cuore, quando noi cerchiamo l'affetto negli altri, la comprensione dei figli, eccetera. È una piccola cosa in confronto a questa ricompensa che ci può venire da Dio nostro Padre.
E questo Padre vede nel segreto, lo dico questo per quelli di voi che purtroppo hanno delle sofferenze per essere giudicati ingiustamente dagli altri, a volte perfino dai tribunali, e dopo aver fatto il bene di essere fraintesi, di essere accusati ingiustamente, a volte anche nei rapporti familiari. Ecco, ricordati che il Padre vede nel segreto, sa come stanno le cose e alla fine il suo giudizio trionferà e resterà. Perché il giudizio del male, dell'errore, a volte anche della mala fede, ha le ore contate, passerà e non resterà nulla. E allora impara sempre più a vivere sotto lo sguardo del Padre. Prima di dormire domandati: Padre buono, sei contento di me, di come ho vissuto oggi? Aiutami a piacerti in tutto e a godere fin d'ora della tua ricompensa, che è una pace profonda del cuore, una certezza di aver agito nel bene e per la gloria di Dio. Ecco, mi piacerebbe che oggi anche ripetessi qualche volta, quasi come una giaculatoria, ma è di più di una giaculatoria, è una grande verità insegnata da Gesù. Il Padre mio che vede nel segreto mi ricompenserà. Diciamo tre volte. Il Padre mio che vede nel segreto mi ricompenserà. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti affido la vita di questi figli e figlie. Ti ringrazio perché ci dai il tempo di avvicinarci a te. Ti chiedo per loro una grazia di innamorarsi di te e della tua ricompensa, Padre Santo. Voglio che almeno oggi pensino a te di più e che sentano nel loro cuore di essere figli amati da te, figlie amate da te, come tu sai amare, Signore. Falli uscire da questa coscienza dominatrice del mondo e falli entrare in questa coscienza nuova di essere tuoi figli. E da loro l'intenzione e il desiderio di piacerti in tutto e di fare il bene solo per la tua grande ricompensa, che è vita eterna e pace profonda e speranza che non delude e senso della vita e preparazione all'eternità del paradiso. Per questo li benedico di cuore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santa giornata. Grazie. Ecco, ricordo per chi è a Messina che oggi alle ore 21 c'è nella nostra basilica l'incontro mensile di preghiera per i giovani animato da uno dei gruppi del rinnovamento di Messina. Ecco, una santa giornata. Grazie.